Nel salotto delle idee di Più Economia questa sera abbiamo anche Maria Capozzi, giovane poetessa irpina, giovane poetessa che però si sta già facendo conoscere molto anche sul panorama nazionale. Maria, allora, innanzitutto parliamo di te, giovane poetessa, incontri delle difficoltà in questa tua attività. Beh, la passione per la poesia la coltivo dall'età di 16 anni e le mie poesie, ognuna di loro ha un suo valore, tutte seguono quelle forti emozioni che ho vissuto e che vivo ancora oggi e nascono tutte da esperienze vissute in prima persona. La passione che scorre in me quando scrivo è forte. Ho ricevuto dal 2009 quattro premi, quattro medaglie d'oro e quattro diplomi personalizzati dall'AOPI, l'albo ufficiale dei poeti italiani, ed è stato per me un bel traguardo anche perché ho partecipato così per caso a questo bando. Alcune poesie sono risultate vincitrici e sono state incluse all'interno dell'agenda, la più nota e prestigiosa agenda poetica italiana, Agenda dei Poeti 2012. E al momento ho realizzato un sito www.mariacapozzi.wix.com e non ho intenzioni di pubblicare qualche volume personale, valuterò in seguito questa idea, di farlo. Dunque sei brava, è stato assodato anche da insomma, riviste e persone importanti, ma dove vuole arrivare a questo punto Maria Capozzi? Obiettivi non ne ho. Oggi è difficile fare poesia, diciamo, e la nostra società è una società del tutto strana. Da un lato vive di immagini e dall'altro cerca di fuggire da tutto ciò che può sembrare scomodo. Quindi sembra che poeti lo siano un po' tutti. E la poesia oggi ha perso molta della sua aura, è rimasta però l'ultimo baluardo che può prevenire quel che è la mercializzazione della letteratura. Perciò cerco di investire in cuor mio tutte le energie affinché la poesia possa continuare a nutrirsi del coraggio e della fiducia di chi scrive. Ecco, a te piace anche scrivere, non solo poesie. Tantissimo, infatti collaboro con Più Economia e collaboro per l'area Donne di ieri e Donne di oggi saltuariamente. È una passione la scrittura e lo faccio spontaneamente, non è un qualcosa che mi prefiggo, bensì mi viene dal cuore e quindi sono contenta di farlo. Secondo te quanto può essere importante la cultura anche come motore per lo sviluppo, per l'economia? Tantissimo. La cultura credo che sia uno dei principi fondamentali per poter risolvere anche la crisi e la precarietà di oggi. Infatti il tema esordio e fuga dei cervelli dalla nostra terra è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché in prima persona ho vissuto questa realtà subito dopo la laurea, purtroppo. La realtà dell'esodo. La realtà dell'esodo, subito dopo la laurea ho dovuto lasciare le mie origini e quindi trasferirmi prima a Civitavecchia, poi a Milano e poi a Cremona, dove ho lavorato in qualità di educatrice professionale. E spesso ti viene da chiederti perché devi lavorare, realizzarti fuori casa, lontano dalla tua famiglia. Il problema credo che non sia dei giovani, forse di un'Italia che non sa valorizzare i talenti. E al sud forse si è più incapaci di investire le risorse e le energie per garantire la crescita e lo sviluppo per i giovani e per il futuro. Però tu sei tornata, quindi credi ancora in questa tesi. Sì, perché credo che nessuno abbia la bacchetta magica per uscire dalla crisi, però se
se si riescono a concentrare le energie, quindi cercare di dare più prestigio all'economia, cercare di creare nel minor tempo possibile più occupazione, allora si riesce anche a frenare l'emorragia di questi giovani che scappano dalla terra e bisogna tener duro. Tu sei anche un'educatrice, quindi insomma ti rapporti molto anche col mondo della scuola. Beh sì, oggi come oggi il campo dell'educazione è un campo piuttosto difficile all'interno del quale lavorare. E infatti mi veniva da pensare come tema per Castellarte dell'anno prossimo, 2013, creare un'arca dell'alleanza all'interno della quale coinvolgere le fasce sociali più deboli, quindi coinvolgere quel che sono i giovani, gli anziani e i talenti più nascosti della nostra terra, quindi valorizzare quel che sono le risorse che vengono messe meno in luce. Questa è un'ottima proposta, noi la lanceremo all'Associazione Castellarte che sicuramente poi vedrà anche questa intervista. Concludiamo, noi abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti di lanciare proprio un'idea, una proposta, qualcosa di concreto che possa contribuire ad arginare questo fenomeno della fuga dei cervelli. In qualità di educatrice, ripeto, credo che bisogna coinvolgere le fasce più deboli, evitare di emarginare quel che sono le disabilità, quel che sono i giovani e gli anziani. Sono tre tipi di utenza le quali hanno tutte bisogno di essere messe in luce e di essere valorizzate per quel che sono. Nel salotto delle idee di Più Economia questa sera abbiamo l'onore di avere il presidente dei Giovani Industriali di Avellino, la dottoressa Nunzia Petrosino. Nunzia è tornata da pochissimo dall'assemblea di Melfi, l'assemblea dei giovani imprenditori del Mezzogiorno. È stato un dibattito interessante, un dibattito vivace dal quale sono venute fuori anche cose in prospettiva molto interessanti. Sì, innanzitutto volevo ringraziare Più Economia, te Alfredo, perché l'onore è mio di essere qui a Mercogliano oggi. Volevo ringraziare il sindaco di Mercogliano che vedo qui di fronte a me e complimentarmi per la bellissima iniziativa, perché è da molto che ne sento parlare e penso innanzitutto che iniziative come quelle che ci sono a Mercogliano dovrebbero essere un modello da copiare in tutta l'Irpinia, perché la valorizzazione culturale di manifestazioni simili a quelle di Mercogliano dovrebbe essere il connotato che dovrebbe spingere questo territorio e dovrebbe spingere i giovani insomma verso questo indotto, quindi veramente complimenti. Relativamente a Melfi, sì, il dibattito è stato acceso. Innanzitutto è stata la prima assemblea interregionale del Mezzogiorno dei giovani Confindustria, laddove il comitato dell'interregionale del Mezzogiorno è il comitato e il consorzio delle Confindustrie del Meridione. Il presidente Pagliuca, Lucano, ha giustamente privilegiato il suo territorio, anche se è stato, vista la vicinanza di Melfi alla provincia di Avellino, è stato un po' a cavallo tra i due territori. Infatti, come momento, diciamo, ludico, tra virgolette, siamo stati a Monteverde la sera del 27, dove abbiamo visto lo spettacolo di luci, stupendo tra l'altro, dove io, come dire, ho avuto anche l'onore insomma di ospitare le persone su una tribuna che abbiamo venduto noi perché era una tribuna Condor, quindi per me è stato insomma ancora di più un piacere. Lo spettacolo dell'acqua. Esatto, lo spettacolo dell'acqua, dove presenziava anche il ministro Barca che si è complimentato per l'iniziativa di Monteverde, che è un'iniziativa privata, perché uno dei temi maggiori insomma che sono venuti fuori da questa assemblea dell'interregionale del Mezzogiorno giorno è che gli imprenditori chiedono, in linea anche con il governo, il fatto di non essere più assistiti, quindi non più politiche assistenzialistiche, ma strumenti per andare avanti, perché le capacità ci sono. La provincia di Avellino è piena di nuove iniziative, se non ricordo male dai dati, sembra che sia una delle prime province in Italia ad avere un'esplosione appunto di imprese di under 40, quindi questo significa qualcosa. Al di là della contingenza che porta molti giovani non trovando lavoro, volendo rimanere sul territorio, a fare nuove imprese, significa che ci sono nuove idee e che le buone idee camminano con le proprie gambe. Quindi noi vogliamo solo supporti reali a poter fare gli imprenditori qui. Non è un'impresa facile, ma non è impossibile, noi lo vogliamo fare.
quindi infrastrutture, principalmente infrastrutture, eravamo in un territorio servito principalmente da strade comunali, strade provinciali, ad una corsia. Pensare di fare impresa così è impossibile, abbiamo bisogno di interporti, abbiamo bisogno di autostrade, abbiamo bisogno di questo, e chiediamo questo allo Stato principalmente, e chiediamo incentivi ai giovani e incentivi in termini di tassazione per attirare le imprese sui nostri territori. Qualche anno fa, in un altro momento, un workshop che era all'interno del convegno di Capri, che è il convegno della Confindustria dedicato al Meridione, venne fuori un'idea che poteva essere buona, insomma, da parte di alcuni economisti, di rendere il Meridione una no tax area, quindi chi viene a fare impresa al Meridione aveva una defiscalizzazione completa dei propri redditi. Questa ci sembra una buona idea che, assieme alle infrastrutture, continuiamo a portare avanti. Non so, ho letto sui giornali che si è parlato anche di alta capacità, la settimana prossima c'è un'importante riunione a Roma. Sì, e l'alta capacità, per esempio, per noi come giovani imprenditori ci sentiamo di supportare fortemente, insomma, anche politicamente, se ce ne viene data l'occasione, questa idea, perché è una grande occasione per il nostro territorio. Avellino, la provincia di Avellino, è un territorio importante perché è baricentrico proprio rispetto alla Basilicata, alla Puglia e alla Campania, quindi l'alta capacità serve anche a supportare il corridoio tra Napoli e Bari, che è uno dei corridori principali. Per noi che facciamo imprenditori è una qualcosa che ha un impatto immediato, e dal momento che ha un impatto immediato sulle nostre imprese, ha un impatto immediato anche sul nostro territorio e sulle persone che ci sono, perché in questo momento Avellino, ed è giusto dirlo a chiara voce, è un territorio che è stato messo in ginocchio dalla crisi attuale, proprio perché la maggior parte delle aziende che erano state create con l'aiuto dello Stato stanno chiudendo i battenti, quindi c'è necessità di supportare fortemente questo territorio, come un po' tutto il territorio del sud in particolare, ma il nostro, perché noi siamo qui e parliamo del nostro, non con idee, perché noi le idee ce le abbiamo, né tantomeno con altri strumenti assistenzialistici che non serviranno a nulla. Vogliamo semplicemente avere gli strumenti che abbiamo il diritto di avere, quindi vogliamo infrastrutture e vogliamo essere messi in condizione di fare normalmente il nostro lavoro che già facciamo adesso. Nunzia, tu hai il polso della situazione, l'Irpinia è ancora un territorio appetibile per gli imprenditori del nord e del centro? Allora, io parlo da non irpina, perché come tu sai io sono di Nocera Inferiore. Mio papà, che già faceva l'imprenditore prima, nel 97 ha spostato le produzioni in Irpina senza una lira di contributo, perché in Irpinia saranno resi disponibili degli stabilimenti. In Irpinia ci siamo rimasti, nonostante avessimo avuto l'occasione di ritornare vicino ai nostri territori. Noi ogni giorno facciamo un'ora di macchina per venire a lavorare presso i nostri stabilimenti. Perché? Perché ci sono delle ottime maestranze, perché c'è disponibilità di spazi, perché ci sono delle potenzialità infinite. E quindi sì, sicuramente l'Irpinia è un grandissimo territorio con delle grandissime attrattive. E speriamo che noi, dalla parte nostra, tutta la cittadinanza, ma in particolare anche i politici che ci rappresentano, sappiano realmente saper spingere i nostri interessi e saperli realizzare. Ecco, Nunzia, tu sei presidente dei giovani imprenditori, da giovane imprenditrice, cosa chiedi ai giovani, ai tuoi coetanei che vogliono mettersi anche loro in competizione? Noi non chiediamo nulla. Tutti i giorni come gruppo giovani ci chiediamo, in un momento del genere, come essere vicino agli altri ragazzi e agli altri giovani come noi. Noi ci rendiamo conto di essere in una posizione difficile perché fronteggiamo responsabilità, difficoltà enormi. Dall'altro lato anche più privilegiata, perché dall'altro lato abbiamo le spalle forti magari di chi ha un'azienda, una realtà già avviata. Quindi spesso, anche quando ci troviamo a incentivare i ragazzi ad avere nuove idee, a portarle avanti, chiaramente c'è la difficoltà al momento della contingenza di non saperle portare avanti. Quindi ribaltiamo la domanda: noi come giovani imprenditori come vi possiamo, in cosa vi possiamo supportare? Questo è il dibattito che vogliamo aprire. Noi chiaramente abbiamo dei concetti, spesso cerchiamo di orientare i ragazzi sia per la scuola, sia ad avere gli strumenti adatti a essere congruenti, come dire, con le esigenze delle imprese, quindi imparare bene l'inglese, per esempio le lingue, perché senza un inglese valido, al di là di quello scolastico, è impossibile lavorare in qualsiasi impresa, anche qui ad Avellino. Chiediamo ai ragazzi di essere mobili e aperti mentalmente, quindi non essere eccessivamente attaccati al proprio territorio. Con questo non vogliamo dire che devono andare e devono trasferirsi fuori da Avellino, vogliamo dire che devono andare fuori, ma devono rimanere, poi devono ritornare, insomma. Quindi la nostra è una provocazione. Noi siamo
siamo qui perché vogliamo colloquiare con i ragazzi e vogliamo essere di utile supporto a una realtà in questo momento di ragazzi, fatta di ragazzi che purtroppo non trovano lavoro, perché questo è il dramma più grande in questo momento. Quindi aspettiamo input dall'esterno, insomma, noi cerchiamo di lanciare delle provocazioni, però aspettiamo anche dall'esterno. In questi mesi abbiamo seguito il gruppo Giovani Imprenditori, avete fatto tantissime iniziative, il futuro cosa ci riserva? Ce ne riserva ancora di più, noi insomma cerchiamo, siamo soddisfatti dei risultati ma siamo molto ambiziosi in termini, vogliamo fare, la nostra ambizione più grande è di cercare di fare qualcosa di realmente utile per il nostro territorio in un momento del genere. Qual è il leitmotiv in questo momento delle nostre riunioni, quando, soprattutto all'interno? È che sappiamo che stiamo vivendo un momento di crisi straordinario e guardandoci da vecchi, magari da 30-40 anni, ci chiediamo noi che cosa abbiamo, cioè ci immaginiamo noi da vecchi, diciamo, cosa abbiamo fatto all'epoca quando c'è stato quel momento di crisi. Ecco, noi non abbiamo l'illusione di fare, cioè ci sono tante cose che ci sarebbero, tante cose insomma che un gruppo giovani teoricamente avrebbe da fare. Noi riteniamo che però dobbiamo essere più attaccati a quella che è la realtà in questo momento e più vicino ai problemi di questo territorio, ai problemi dei giovani, quindi ci sforziamo di fare questo e ci sforzeremo fino alla fine di fare questo. In conclusione, Nunzia, il tema di quest'anno di Castellarte è l'esodo giovanile. Sì. Noi stiamo chiedendo a tutti i nostri ospiti di lanciare un'idea fattibile, concreta per bloccare questa fuga dei cervelli. Sì. Un'idea fattibile e concreta. Penso nell'immediato la fonte interna più grande in questo momento da sfruttare che avrebbe il territorio avellinese è proprio il turismo. È un territorio ad alta vocazione turistica. Io, come sai, mi trovo spesso in Toscana e nel Chianti, io penso che questo potrebbe essere il Chianti della Campania e penso che ci sono tutte le risorse, anche economiche, perché si partirebbe da investimenti piccoli, per poter creare questo indotto. Chiaramente, come tutte le cose che si devono creare nell'immediato, sarebbe auspicabile un apporto della politica iniziale, che poi diciamo lasciasse liberi i ragazzi di poter insomma intraprendere percorsi del genere. Quindi ci immaginiamo una pianificazione politica che preveda magari non so, corsi di formazione magari retribuiti, insomma, che formino i ragazzi verso questo genere di attività, ragazzi validi chiaramente, ragazzi che già vogliono intraprendere. E noi chiaramente metteremo il nostro supporto sia in termini di orientamento, insomma, di qualsiasi tipo, e questo ci auguriamo possa far sbocciare insomma idee nuove in termini di turismo, in termini anche di settore enogastronomico. So che, anche se non so a che punto è questo trasferimento, che sta per essere trasferito all'Università del Vino qui ad Avellino, abbiamo fatto di recente incontri presso le cantine, dovrebbe essere il primo di una serie di incontri, proprio perché le cantine di vino e il... continuo a parlare? È il bello di Castellarte. Sì. Il settore, diciamo, del vino appunto, è uno delle eccellenze del territorio, quindi crediamo che queste eccellenze vadano valorizzate. Cioè, riteniamo che anche Avellino possa essere inserita all'interno di percorsi slow food per tutta una serie di cibi, di caratteristiche appunto che possono essere trovate insomma qua in questo nostro territorio. D'altra parte, già in Campania, la provincia di Avellino è famosa per queste caratteristiche e è interessata da un processo turistico. Ecco, queste sono risorse che vanno valorizzate su questo territorio e sono grandissime. Poi già hai creato il brand, sì. Irpinia, il Chianti della Campania. Il Chianti della Campania, assolutamente. Noi ci auguriamo insomma che non debba nemmeno essere chiamato più Chianti, ci auguriamo che Irpinia già sia sinonimo di questo. Nel salotto delle idee di più economia non poteva mancare il sindaco di Mercogliano, professore Massimiliano Carullo, che supporta questa manifestazione Castellarte e sta facendo tanto per il territorio, anche per creare occupazione, per creare economia. Beh, innanzitutto ringraziamo Più Economia che coglie un momento importante quale la Tre Giorni di Castellarte, questo grandissimo contenitore culturale e sociale per sviluppare economia nella provincia degli 80.000 disoccupati, non mi sembra una cosa di meno, e vedo che gli spunti in questi tre giorni sono stati tantissimi, i giorni sono stati tantissimi. E ascoltare il presidente dei giovani imprenditori della provincia di Avellino,
una giovane così ambiziosa, coraggiosa e che vede in prospettiva, è un dato sicuramente incoraggiante e lungimirante per la politica, che ha maturato un ritardo sulla decisione e che deve recuperare questo tempo per dare quelle soluzioni che questa giovane imprenditrice Petrosino diceva, cioè infrastrutture per consentire ai giovani di rimanere qui in Irpigna e di non assistere a fuga di cervelli, ma ho la certezza che i nostri giovani hanno le idee molto più chiare della politica. Sindaco, lei ha lanciato una provocazione, una battuta, ha detto candidiamo Nunzia Petrosino al Senato, al Parlamento. Innanzitutto cambiamo questa legge elettorale, penso che l'abbiano chiesta attraverso il referendum la popolazione italiana, vogliamo rappresentanti che siano conoscitori del territorio, che sappiano portare le istanze del territorio, e solamente chi è eletto deve assolvere a un principio di sicurezza democratica tra chi dà un consenso e chi lo riceve. Questo crea che il collegamento tra l'elettore e l'eletto, che fa sì che ci si impegni praticamente sul territorio e si diano risposte al territorio. E perché noi giovani? Beh, se abbiamo persone, insomma il Parlamento più anziano d'Italia, più anziano d'Europa praticamente, con un'età media altissima, non vedo perché un giovane non deve avere l'ambizione di poter salvaguardare un sogno da imprenditore, da chi sviluppa l'impegno civile, da chi dimostra concretamente di avere a cuore le sorti della comunità, in questo caso dell'Irpigna, e portare le istanze, i governi dei processi a Roma, perché poi le grandi decisioni vengono prese lì e si rischia di essere servi inutili a livello comunale o a livello locale se poi non si riescono praticamente ad avere rappresentanti che sono, vedi Iribus, vedi FMA, vedi le tante istanze del territorio che sono sintesi anche di una economia che purtroppo vede tanti cassi integrati nella nostra meravigliosa Verde Irpigna. Sindaco, parliamo spesso di territorio e Mercogliano è un territorio fantastico, però ci sono anche dei problemi legati a tutto ciò, ad esempio la funicolare, c'è stato un periodo un po' particolare. Io sarei un po' di parte, essendo il sindaco di Mercogliano, sarei un po' di parte. Sono contento che tanti cittadini in quest'estate, fatta all'insegna della parsimonia e della grande sobrietà, sta riscuotendo un successo nel triangolo culturale a Basilea del Loreto, Santuario di Montevergine e Borgo Medievale di Capocastello, dove oggi ci troviamo. La funicolare è un volano straordinario per l'Irpigna, per la provincia di Avellino, è ripartita ed è uno dei tanti attrattori dell'Irpigna e della provincia di Avellino, che ha nell'arte, nella cultura, nella natura tutte le ricchezze importanti, ma soprattutto, lo voglio ribadire, deve avere nell'aspirazione e nella determinazione dei giovani, senza aspettare aiuti dalla regione oppure dal governo, ma dal basso, così come avviene nella manifestazione Castellarte, dal basso un movimento di determinazione, di grinta, di aspirazione legittima, così come d'altro canto hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni, che dai conflitti mondiali hanno ricostruito un processo economico. Se ci sono riusciti loro, abbiamo il dovere, perché questa è la stagione dei doveri, di lasciare ai nostri figli, alle future generazioni, un paese ricco di qualità e soprattutto di prospettive economiche, e soprattutto la possibilità ai giovani di potersi costruire una famiglia, cosa che oggi oggettivamente è abbastanza difficile da realizzare. Lei spesso, abbiamo insomma discusso varie volte, mi diceva di una crisi sociale che si percepisce un po' in tutta l'Irpigna, cioè ci sono situazioni davvero abbastanza serie. Parliamo anche poi, perché noi, dei servizi sociali, proprio i consorzi che insomma stanno un po' arrancando ultimamente. Guardi, la 328, io la ringrazio per la domanda, è stata una legge straordinaria, un piano regolatore delle politiche sociali, è entrata in vigore nel 2000. Questo ha consentito ai comuni, soprattutto anche quelli virtuosi della provincia di Avellino, di essere vicino ai bisogni della gente. Insomma, nell'agenda politica dell'amministrazione Carullo, l'ho detto più volte, l'ho detto durante la campagna elettorale, noi costruiremo una strada in meno, ma cercheremo di risolvere un bisogno sociale in più, oggi più che mai.
Guardi, l'ambizione per un sindaco sono diverse, la mia è unica, quella di non far perdere la dignità ai miei cittadini, a tutti coloro che necessitano di una speranza concreta e di un bisogno quando oltrepassano quella porta che porta a chiedere un bisogno al sindaco, e far sì che la dignità venga conservata anche quando si esce fuori da questa porta. Consideri che oggi dal sindaco vengono anche i miei colleghi insegnanti che non arrivano più a fine mese, e questo è un dato che fa molto riflettere. Sindaco, in conclusione, il tema di Castellarte quest'anno è l'esodo giovanile. Una proposta, un'idea che possa contrastare o tentare di contrastare questa fuga dei cervelli? Mi rivolgo ai giovani, in questo momento in cui sembra che le prospettive e le speranze vengano meno, un invito a rimanere nella meravigliosa Irpigna, ad essere protagonisti e a comunicare, ognuno per i 119 comuni, al proprio sindaco un'idea, un'aspirazione e un'ambizione. Partire dalla comunità, la cellula più importante dopo la famiglia, la comunità locale, per far crescere il proprio paese e per avere l'orgoglio di far nascere la propria prospettiva, la propria speranza, la propria idea nella propria comunità. Bussate alle porte dei vostri sindaci, fate in modo tale che i sindaci si sentano impegnati e soprattutto coinvolti in quelle che sono le progettualità vostre e future, qualunque sia la vostra idea, senza avere premura oppure riserva oppure paura che questa idea non possa essere quella vincente oppure quella giusta. Il sindaco ha il dovere, ripeto, ha il dovere di starvi a fianco e soprattutto di sviluppare il massimo impegno possibile per realizzare quella che è la vostra idea o la vostra intuizione. Se ognuno dal basso dà un contributo alla propria comunità, noi ci troviamo di fronte a una domanda che non c'è solo nella città di Mercogliano, nella provincia di Avellino, ma c'è nell'Italia meridionale e più in generale nel paese, e questo farà recuperare l'efficienza della prestazione e consentirà ai nostri giovani di poter avere l'ambizione di crearsi una famiglia e soprattutto di non allontanarsi da quelle che sono le proprie radici, le proprie origini e soprattutto la propria storia, la storia dell'Irpigna e dell'orgoglio di essere cittadini della provincia di Avellino. Siamo in compagnia di Marco Cillo, referente di Libera per il nostro territorio. È l'uomo che ha il merito di aver portato Libera nella nostra provincia, e oggi ci parla di un'iniziativa importante relativa a dei beni sequestrati. Adesso ci spiega più nel dettaglio Marco. Innanzitutto proprio oggi 29, al termine proprio di Castellarte, inizia un campo lavoro all'interno di una villa confiscata. È la prima volta che in Irpinia accade una cosa del genere, quindi siamo anche molto felici, molto contenti, perché un primo passo importante sui beni confiscati è fatto. Libera nasce 11 anni fa su questo territorio e a piccoli passi è riuscito a costruire una rete con altre associazioni, con le scuole, ma soprattutto con quelle zone che in questi anni sono state piene di camorra, soprattutto il Vallo Lauro. E abbiamo convinto un sindaco, Liberato Santaniello, a iniziare una collaborazione per trasformare questi due beni confiscati che erano stati affidati al comune, la villa dei Graziano e la villa dei Cava, fare in modo da renderli fruibili e soprattutto realizzare quel grande sogno di Pio La Torre che è accaduto 30 anni fa, cioè quello di togliere ai mafiosi i segni del potere e trasformarli nel potere dei segni. L'aspetto più importante, come ci dicevi, è che a differenza dei precedenti sequestri, in questo caso la riqualificazione permetterà di portare avanti un progetto un po' diverso dal solito. Non si tratterà di una riqualificazione, diciamo, agricola della zona, ma cioè, avete in mente un progetto un po' più ambizioso, ce ne puoi parlare un po' più nel dettaglio? Sì, la Villa Graziano, allora, noi non abbiamo beni confiscati con ettari di terreno. Mentre in Sicilia ci sono i terreni confiscati a Brusca che vengono trasformati in ottimo vino, in pasta, in Puglia ci sono i pomodorini, in Calabria c'è l'olio, ci sono altre cose, e noi abbiamo due ville, cioè due strutture, e quindi nella prima villa, quella di Graziano, verrà trasformata in un maglificio, andremo a produrre maglie per le forze dell'ordine. Ecco il paradosso, persone che hanno dato tanto da fare alle forze dell'ordine, noi le
allestiremo, fra virgolette, e mentre Villa Cava diventerà la sede delle associazioni, diventerà un luogo dove le associazioni del territorio possono finalmente rifare una progettazione sulla legalità, anche perché la legalità è un contenitore vuoto che va riempito appunto da questi ragazzi che oggi in questi beni confiscati ci mettono la faccia, ci mettono soprattutto la forza lavoro. Saranno più di 6.000 i volontari che in Italia su 12 beni confiscati andranno a lavorare per tutta l'estate per restituirli alla collettività. In questo progetto è preponderante il ruolo dei giovani, dei ragazzi, l'impegno di questi ragazzi, la loro forza nel cercare di rivalorizzare, riqualificare quelli che sono stati un tempo beni appunto del crimine organizzato. Quello dei giovani è anche il tema di quest'anno di Castellarte, per la precisione l'esodo dei giovani. Noi chiediamo a Marco Cillo una proposta per cercare di frenare questa emorragia di quelle forze che dovrebbero essere il reale motore del cambiamento, così come fanno i giovani attivisti di Libera. Beh, è una proposta che parte da molto alto, innanzitutto quello di cambiare una classe dirigente che non ha mai capito la valorizzazione di questo territorio. Noi abbiamo un territorio che è molto molto bello ma poco sfruttato per quello che è appunto l'iniziativa giovanile. Se per allacciare l'acqua o la corrente in un bene confiscato occorrono 3 mesi di carte contro carte, immaginatevi aprire un'azienda in questo territorio. Noi abbiamo calcolato che sono 32 i permessi che dovremmo chiedere per aprire questo magnificio, in 32 uffici diversi, con 32 tempi diversi. Cioè, il calcolo è che se iniziamo lunedì mattina termineremo, se tutto va bene, l'anno prossimo. E tempi troppo lunghi per aprire un'azienda, soprattutto non si scommette, ma soprattutto non c'è l'accesso al credito, non si scommette sui giovani perché le banche non fanno le banche, tutti hanno paura di investire e soprattutto di investire sul loro futuro e sul loro presente. 47% di mutui in meno è un segnale importante, ci fa capire che il precariato è l'unica parola che questo governo, ma soprattutto questa società sta offrendo. Io non ho ricette, sicuramente la piccola realtà di 15 che era 3.000 abitanti 10 anni fa, oggi sono 2.400 abitanti, 600 abitanti sono andati via, hanno chiesto di andare via, non sono morti, sono andati più di 300 sono andati all'estero e 200 si sono trasferiti nel nord Italia. E ragazzi dai 18 ai 35 anni è l'elemento più forte, che poi è quello anche delle nostre terre. Le nostre terre si stanno impoverendo perché quelli che pensano, quelli che ragionano, quelli che hanno cultura se ne vanno e la vanno a portare altrove. Quindi abbiamo una terra che è fatta di vecchi o di impiegati. Io non ho ricette da suggerire se non quella di restare, combattere, rimboccarsi le maniche e pretendere fino in fondo che non ci siano 32 uffici diversi, ma ce ne sia uno che dia 32 permessi diversi. Assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti in questo processo, dalle istituzioni, dagli enti locali, gli amministratori. Sì, se torno a questa manifestazione hanno lavorato tanti giovani, penso che possa diventare anche una cooperativa che proponga lavoro magari per questo tipo di iniziative. Ma la cosa importante è anche quella di appunto non soltanto assunzione di responsabilità, ma quella di metterci la faccia, perché molto spesso dietro le parole c'è il vuoto più forte. Dietro al magnificio c'è una promessa fatta dei ragazzi dell'Istituto Tecnico per Geometri di Avellino, ai quali che loro hanno fatto il progetto, sono entrati in questo bene confiscato per la prima volta, lo hanno riprogettato e lo hanno sognato diverso. E noi a questi ragazzi, a questi 40 ragazzi, abbiamo fatto una promessa che quello che è il loro sogno diventi realtà. Ci stiamo lavorando ogni giorno, mettendo un mattone alla volta. Oggi con questi volontari che provengono da Alessandria, provengono da Genova, provengono da Milano, da un po' tutte le parti d'Italia, ma soprattutto provengono anche dalla nostra terra, perché ci sono tanti cittadini che sono stancati di guardare la camorra e vogliono cominciare a voltare la pagina. Una pagina che, ecco, significa anche riscrivere una pagina in bianco, dove ognuno deve scrivere il proprio nome e la propria faccia. Forse qualcosa sta davvero cambiando. Speriamo veramente. Grazie. Grazie a te. Siamo in compagnia di Riccardo, Stefano e Marco, una piccola delegazione della Fantomatic Orchestra che ha lietato questa 3 giorni di Castellarte.
Riccardo, parlaci un po' dei progetti futuri, cosa farete dopo Castellarte? Allora, posso leggere io? Prego. Allora, prima dei progetti futuri, insomma, volevo spiegare un attimino che cos'è la Fantomatic Orchestra. Fa parte di quella tipologia di band che vanno in giro per le strade, perché siamo una marching band, quindi portiamo la musica fra la gente. Non è che la gente viene a vedere noi su un palco, però insomma siamo noi che si porta la musica fra la gente e siamo itineranti. Ora quest'anno qui a Castellarte non è così, quest'anno abbiamo delle postazioni fisse dove suoniamo, ci mettiamo in una certa posizione e facciamo proprio un concerto. Invece 4 anni fa, quando siamo venuti, facevamo proprio, ahimè, in su e in giù per questo paesino arrocchettato, marciando, diciamo, facendo delle figure, è veramente un macello. Non è comodissimo, quindi la postazione veramente è un po', ci allieta un po' di più. Vero Marco e vero Stefano? Certamente Riccardo. Niente, i prossimi. Noi facciamo un genere di musica che è un, diciamo, un mix fra funk, rock, jazz. E lo facciamo molto con delle sonorità da big band come tipo di arrangiamenti. E le prossime uscite, dicevi, che abbiamo? Siamo in su e in giù per l'Italia, sinceramente tanti nomi non me li ricordo, dovrei guardare il calendario, quindi. Però insomma abbiamo la soddisfazione di portare la nostra musica anche oltre confine, in Francia, ora dobbiamo andare, sì, appunto in Francia, poi dobbiamo andare a Amburgo. Sì, a Graz in Francia, a Amburgo in Germania, poi ci hanno chiamato Dublino, insomma Parigi, insomma poi quella non è andata, però lo dico perché ci avevano chiamato, fa Saturno, piacere. Saturno, c'è anche Saturno, ma lì dobbiamo invece marciare tanto. Sì, intorno. E niente, questa cosa qui, cioè, però ci divertiamo un sacco, una bella storia, tanta energia, insomma vedo che la gente risponde all'energia, quindi una cosa più grande di così per un musicista, dare energia e riceverla non ce n'è, insomma. E viva l'applauso che fa sempre bene. Grazie. Ma figurati. Questo è lo spirito di Castellarte. Avrete avuto modo di notare la nutrita presenza di giovani, di ragazzi. E infatti il tema di quest'anno è l'esodo dei giovani. Noi abbiamo cercato in questi 3 giorni anche di lanciare una sorta di laboratorio di idee, proposte, per evitare questo esodo, questa emorragia delle forze fresche, di quelle che dovrebbero essere il motore dell'innovazione e del cambiamento della provincia. Quale può essere la proposta della Fantomatic Orchestra per, in tal senso? Ma la Fantomatic Orchestra, io ho un'idea tutta mia. Nel senso, per evitare la fuga dei cervelli, se qualcuno trova, tipo, lavoro all'estero o cerca di espatriare, il cervello glielo leviamo e lo teniamo noi. Secondo me potrebbe essere una soluzione interessante, no? A parte gli scherzi, il problema non è solamente della vostra provincia, il problema è prettamente italiano, perché qui non si investe più in cultura, non si investe più in arte, non si investe più in questo tipo di, ma nemmeno nella scienza, perché nella ricerca, insomma, nell'università. Ora c'è l'ultima proposta di aumentare addirittura la tassa per i fuori corso, che è una cosa pazzesca, insomma. E in realtà la soluzione non è semplice, bisognerebbe investire più in queste cose, di cui noi facciamo parte in piccola parte. Anche noi portiamo in giro per le strade un certo tipo di cultura, che è una cultura vecchia di millenni, quelli di strumenti a fiato, strumenti a percussione, che si parte dalle bande e anche prima, fino ad arrivare alle street band che di cui rappresentiamo degnamente, spero, una parte. Noi facciamo parte anche di quella categoria, tra l'altro, visto il titolo della manifestazione, cioè una di quelle categorie che tanti musicisti invece sono di quei cervelli che se ne vanno all'estero a cercare un modo per esprimersi, essere accettati e portare la sua musica. Quindi insomma è duro anche parlarne di queste cose. Uno, perché come fai ad andare contro a questa cosa? Perché ti viene voglia di andare fuori per forza, perché. E due, qual era la due? Due è che il problema nostro quando. No, Marco sta zitto perché poverino c'ha dei problemi. Ecco, per esempio lui quando lo portiamo all'estero non c'è problemi di cervelli che spazzano, perché lui è veramente. Ero più a posto. Va bene, di la tua, dai. No. Ok, va bene, grazie Marco. Se hai altre domande. No, ma volevi dire qualcosa, Marco? Marco, vuoi dire qualcosa? Va bene, completo io. Dai. Do la mia perla. No, vai. No, diciamo che
spesso nelle posizioni di, diciamo, di governo, chiamiamole così, nei comuni, in tutti gli enti, spesso ci sono anche persone di una certa età, questo va detto, che alle quali o per disinteresse o per mancanza proprio di anche di idee spesso non promuovono niente. Io ora non dico da dove vengo, però diciamo nella mia città c'è una situazione del genere, dove ci sarebbero tante opportunità e anche ci sono anche tanti soldi, perché va detto, serve anche quello, però se non c'è alla base qualcuno che ha delle idee, che propone, che vuol portare avanti una certa esperienza, una certa, come può essere un festival di qualsiasi genere, di musica, di arte, se non c'è questo ci possono essere anche i soldi, però contano anche le persone. Ta, l'ho sparata. Lo sapevo che sciupavi qualcosa, va bene, ci scusiamo con tutta l'amministrazione, con tutte le persone valide di una certa età, chiamateci lo stesso, noi non lo portiamo più, va bene. La buona caramella? No, grazie. Per me è ghiaino. Allora, un ultimo saluto. Sì, certo, ovviamente ci abbiamo il sito internet fantomaticorchestra.com.it. Ah, tra l'altro, bravo, dillo. Disco. È uscito ora da sì e no, un paio di settimane, il disco nuovo, fantastico, mi garbo un sacco. Perché abbiamo stizzato l'occhio un po' al rock. Quindi mischiare un po' il sound fantomatico, cioè quindi molto funk, però rivedere un po' dei brani rock, riarrangiarli per questa orchestra, è venuto fuori una ossa ganzissima, cioè proprio dai brani originali scritti per il disco, sia riprendere i vecchi brani degli AC/DC, delle Zeppelin, degli Yes, Police, rifatti la nostra versione. Infatti portiamo in giro proprio anche qui a Castellarti questi brani. Quindi questo è dedicato al rock. Quello di 3 anni fa, che è il penultimo, Experience, invece, quello di ora si chiama Back in Brass. Back in Brass, quindi è un po' un gioco di parole fra Back in Black di AC/DC, che c'è una traccia del disco, con Back in Brass, quindi ritorno ai fiati, agli strumenti a fiato. Invece l'altro era Experience, invece la strizzata d'occhio fu data al sound dell'Africa, quindi il suono primordiale, quindi tutto un riarrangiamento particolare, con strumentazioni particolari di ospiti che venivano con degli strumenti anche etnici suonare sopra. Insomma, bella storia. Quindi Back in Brass, c'è il sito fantomaticorchestra.com, fate un giro, magari vediamo un po', ci beccate in qualche parte d'Italia, insomma, a suonare, magari si ritorna anche qua. Un salutone dalla Fantomatica Orchestra. Grazie mille. E grazie a Riccardo, Stefano e Marco.